Questo piccolo lungo viaggio backstage attraverso i mestieri del cinema ci ha portato a me e a Laura Dellicolli a intercettare anche delle verità che per l'appunto si celavano un po' dietro lo schermo, così come il produttore non è semplicemente colui che ci mette i soldi, il distributore è una figura tradizionalmente ritenuta una specie di anello esecutore tra il mondo della produzione e quella dell'esercizio e del pubblico, quindi no? Semplicemente un trasportatore di qualcosa che poi deve arrivare dopo essere stato realizzato. Questa intervista, questa conversazione con Andrea Occhi Pinti, che peraltro ha una biografia molto particolare, iniziata addirittura come attore. E come racconta lui, proprio come attore ha scoperto il mondo che esisteva laddove un film deve essere promosso, lanciato e poi quindi distribuito. Ed è molto interessante per capire anche in che maniera questa passione ti può trasformare in un lavoro, la scoperta dei film e poi la possibilità di poterne acquisire i diritti e di poterne poi promuovere il destino all'interno di uno specifico territorio come quello italiano, il mondo dei festival, dei mercati e quindi l'importanza anche di una mappatura, di una conoscenza di un certo territorio. Andrea Occhi Pinti però ci dice innanzitutto che il distributore è, come dire, il primo spettatore, colui che scopre improvvisamente un film in un contesto, diciamo, molto specializzato, come quello di un mercato, di un festival, se ne innamora e per certi versi diventa un anello di mezzo tra un grande divulgatore, un grande educatore, anche un grande critico, perché in fondo la funzione è la stessa, ci si innamora di qualcosa, di una forma di bellezza, di qualcosa che ti riempie, ti desta le percezioni, ti fa felice. E sogni di poter condividere questa sensazione inconfondibile che è quella che dà il primo film, la scoperta di Almodovar, di un copione di Sorrentino come il Divo, perché Occhi Pinti è anche un distributore, e cerchi di far di tutto perché questa cosa possa arrivare al maggior numero di persone possibili. Per certi versi, credo di poter dire che questo tipo di distributore che in Italia ha una tradizione molto illustre, ci sono personaggi come Vania Traxler, come Valerio De Paolis, come Roberto Cicuto, come Kim Smith, che somigliano un po' ai grandi editori, i Feltrinelli, i Mondadori, gli Einaudi, che dopo la guerra portarono la grande letteratura straniera in Italia, con conseguenze culturali incalcolabili e in fondo per l'appunto, per certi versi, l'importanza commerciale del successo di questi film ha la stessa grandezza, lo stesso ordine di grandezza dell'importanza culturale. Anche da questo punto di vista, questa conversazione di backstage credo che ci possa dire qualcosa di più sul cinema e su ciò che per l'appunto sta dietro lo schermo. Mi sono appassionato al cinema frequentando un certo tipo di sale cinematografiche. Si chiamavano Cineclub e avevano una programmazione molto particolare, molto dedicata ad autori, al cinema del passato, a retrospettive, un po' diversa da quella dei cinema commerciali che frequentavo magari da bambino con i miei genitori, con la mia famiglia. E lì ho scoperto tutto un mondo che veramente mi ha affascinato, che mi ha fatto entrare in quello che poi mi avrebbe appassionato di più anche come spettatore. Poi sono diventato un attore e ho avuto la possibilità di promuovere alcuni dei film che avevo fatto. Per esempio, ricordo che con la famiglia di scuola ho accompagnato sia in Germania che negli Stati Uniti la promozione del film in quei paesi. E lì ho visto tutto come dire, il processo promozionale, dalla conferenza stampa alla data dell'uscita, alle anteprime, a quello che la distribuzione locale metteva in piedi. In qualche modo è stato una specie di primo apprendistato da cui ho imparato quello che sarebbe diventato il mio mestiere di distributore e poi più tardi di produttore. L'aspetto più affascinante e più stimolante di questa professione è quella della scoperta di un nuovo film, di un nuovo autore. Noi frequentiamo dei festival e dei mercati dove vediamo tantissimi film in pochi giorni, nella stessa giornata, film che vengono da tutto il mondo
E la cosa che più stimola è quando improvvisamente capisci che c'è un linguaggio interessante, che c'è qualcosa di inusuale, che c'è qualcosa che ti acchiappa, che ti aggancia, no? Perché poi vedendo tanti film, insomma, alla fine c'è una specie di minestrone in testa, per cui sei anche un po' confuso. Ma se c'è una gemma, se c'è, come dire, un talento, lo riconosci. E questa è la cosa forse che più mi piace di questa professione. Stessa cosa quando leggi un copione che ha qualcosa di nuovo, che ha qualcosa di speciale. Quella è la cosa che più mi eccita. Mi è successo alcune volte quando ho letto uno dei primi film di Almodóvar, che si chiamava Donne sull'orlo di una crisi di nervi, oppure quando ho letto Il Divo di Sorrentino, che poi abbiamo prodotto e distribuito. E la cosa che più mi dispiace è quando magari appunto vedo uno di questi film o leggo uno di questi copioni e non riesco a essere coinvolto. E la cosa che forse non tutti sanno è che quando distribuiscono un film o quando lo produco, in qualche modo è come se questo film diventasse mio, l'avessi fatto io, sono io, come dire, mi immedesimo con il film stesso, cioè lo sento veramente, mi sento partecipe, per cui tutto l'aspetto promozionale, l'aspetto di farlo conoscere diventa per me una cosa fondamentale. Ma innanzitutto bisogna essere appassionati di cinema, dunque frequentare molto le sale cinematografiche, ma anche conoscere il mondo che gira intorno, per esempio, ai festival. I festival hanno un ruolo molto importante perché spesso sono legati a un territorio e c'è intorno al festival, al di là della presentazione e delle proiezioni dei film, tutta una serie di attività che sono appunto le conferenze stampa, dei dibattiti, spesso ci sono dei mercati. E dunque è molto importante, come dire, capire i meccanismi di queste realtà, perché lì dietro ci sono le persone che nel rispettivo campo si occupano di quel film, magari appunto come produttori, come distributori, ci sono gli attori, ci sono gli uffici stampa, ci sono tutta una serie di professionalità che è fondamentale conoscere se uno si vuole avvicinare a questo mondo innanzitutto. E poi, come dire, nessuno sa all'inizio esattamente quello che vuole fare, ma se sei affascinato da quel mondo lì, ci devi avvicinare, devi capire cosa c'è dietro, quali sono i meccanismi. A Roma c'è il Festival di Roma, c'è il Mercato del Mia che avviene negli stessi giorni, che è sicuramente un luogo dove raccoglie moltissimi professionisti del settore, per cui è sicuramente un luogo importante. Insomma, poi ci stanno tanti festival locali, ci sta il Festival di Venezia, che è il festival più importante in Italia. Insomma, ci sono tante manifestazioni e sicuramente possono essere, come dire, un primo passo, un primo avvicinamento a questo mondo.